Vorrei chiedere scusa a tutte le donne se vi siete eccitate per il mio pelo, il mio petto. Mi sono riabbottonato e vi chiedo scusa. Guardate. Guardate come sono. Si capisce, no, che questa persona è diversa dalle altre, no? Si capisce che Ricky Farina ha uno stile, ha qualcosa di diverso. Io sono... Veramente sono una cosa incredibile. Sono veramente innamorato di me stesso. È una foto del 2017. 2017. Sì, sono una persona... Io sono innamorato di me stesso. Ieri riflettevo che ho fatto questo film totalmente libero, no? Dove riprendo le foglie, i fanali, proprio stile puro Chisciotte. E lì si capisce che proprio il mio stile è la libertà. La libertà è uno stile, nel mio caso. Più che un'esigenza, no? Più che un'istanza. È proprio lo stile di Ricky Farina, essere libero. Se ci pensate, libero è sinonimo anche di gratuito. Io sono gratuito. Potete vedermi gratis su YouTube. Capite? Vi potrei ascoltare, fare lo psicologo, ho tantissime qualità, pur non avendo studiato psicologia, ho dato alcuni esami quando feci filosofia alla statale, però io sono proprio uno psicologo naturale, potrei ascoltarvi, capite? Ed è tutto gratuito e quindi tutto libero. Perché sono così libero? Perché sono gratuito. Se ci fosse di mezzo il vil denaro, Ricky Farina sarebbe diverso. Invece perché Ricky Farina è unico? Come siete anche voi unici, però ovviamente l'unicità non è che qualcosa così che si acquisisce non facendo nulla. Molti mi dicono, Ricky, tu non fai nulla. No, è proprio la cosa più sbagliata di questo mondo. Io... approfondisco la mia unicità. Il compito di ogni essere umano, secondo il mio punto di vista, è proprio scavare nella propria unicità. È una conquista l'unicità, cioè bisogna farsi anche un po' il culo. Io in questo, è proprio l'unica cosa in cui nella mia vita mi sono fatto il culo, cioè... ho proprio scavato e continuo a scavare ogni giorno nella mia unicità, che è anche la vostra, nel senso, anche voi siete unici, però la domanda è quanto scavate e grattate nella vostra unicità? E questo è questo il compito, ecco, questo è il compito. Quindi veramente non si può non amare quest'uomo, che fa videoritratti, che scrive poesie, aforismi ogni giorno, piccoli raccontini, minuscoli. Adesso mi sto divertendo a scrivere minuscoli raccontini, li pubblico su Facebook. Quest'uomo
che è sempre una sorgente di creazione, creativo. Quest'uomo fedele, fedele non solo a Ethel, ma fedele a se stesso, che non vuol dire però essere compatti, uniformi, omogenei. No, sono fedele alla mia libertà che mi mette in discussione continuamente. Io sono un uomo che si mette in discussione. Mi metto in discussione continuamente. Ogni giorno mi dico, ma Ricky, ma sei un genio o sei un cretino? E il dubbio c'è. Sono gli altri che sono cretini o sono... Oppure quelli che ti considerano un genio sono cretini oppure sono geniali perché riconoscono la tua genialità. Vedete, io mi metto sempre in... Poi ovviamente so di essere un genio cosa significa? Non Einstein ovviamente, non significa qualcuno che va alla propria origine e scaturigine. Si capisce, no, che sono molto intelligente, se non geniale, moltissimo intelligentissimo. Ma no, sono certamente un genio, su questo non si discute. Però io discuto ogni tanto con me stesso, no, ogni tanto, ogni giorno, come vi dicevo. Chi si loda si imbroda, mi diceva mia nonna. Ti sbrodoli tutto, Riccardo, così. No, sapete, in realtà si sente, no, che sono molto fragile, anche psicologicamente, molto insicuro. E ovviamente tutte queste insicurezze non mi portano delle volte ad avere un atteggiamento così scoperto, un atteggiamento antimodesto. Ma a me l'umiltà e la modestia praticamente fanno schifo. Non lo so, sono fatto così. Sono zuccato un cosicu. Ok, Ricky, non sono non sei umile, non sono umile, non sei, non sono umile. Perché voi siete umili? Vi considerate delle merde? Ma allora siete stronzi. Bisogna considerarsi tanto. Non avete ancora capito, porca vacca, se non siete voi stessi a... Dato che mi seguono molte persone svalvolate e io adoro gli svalvolati, j'adore, sapete, anch'io comunque, anche noi geni abbiamo bisogno di soldi. YouTube mi farà guadagnare, ve lo dico, secondo me neanche, cioè, praticamente, boh, 2 euro alla settimana forse, non lo so, so poco, no? Madonna. C'è il mio amico Malgrado Tutto che ha questo canale sulla mafia, Malgrado Tutto, c'ha 30.000 iscritti. Quanto lo invidio! Gli ho detto, Malgrado, si chiama Daniele lui, vuoi vedere che... Malgrado, si può dire che sei Daniele? Daniele, ho detto, no, non il cognome. Che dici, divento mafioso anch'io? O appassionato di mafia. È ovvio che se metti, no, mafia, sesso, cibo, le persone ti seguono, no? Perché sono questi grandi argomenti, questi, no, compatti, e le persone lo riconoscono. Parliamoci chiaro, la maggior parte di voi è abbastanza stupida, cioè basica, no? Siete stupidi e basici. La maggior parte, ma non, voi che mi seguite, no, siete già a un livello superiore. Quindi, sesso, come se si accendesse una lampadina, un semaforo, sesso, e si iscrivono. Cibo, e si iscrivono. La maggior parte delle persone che c'è fuori sono dei coglioni immensi, basici, ok? Capitano sul mio canale, non capiscono un cazzo, e ci credo, è giusto così. È giusto che un uomo come Ricky Farina abbia... adesso non sto dicendo che malgrado tutto è intelligentissimo, ha un canale interessantissimo, per carità. Sto dicendo in generale, no? Se non hai un argomento, l'argomento del mio canale che cos'è? È l'essere umano. Io sono un essere umano, quindi è me stesso. Sono io l'argomento del mio canale. Io che conosco voi. Voi, gli altri. Tutto questo ovviamente non può avere successo, un grande successo, cioè è difficile se c'è uno come me, no? Uno come me, un po' svalvolato come voi,
che non sta lì a fare il furbetto, a fare cose furbe, a fare sempre la stessa cosa per essere riconoscibile. Non me ne fotto un cazzo, sono libero! Libero! Sto cercando di spiegarlo a mia mamma da 55 anni che sono libero. Ogni tanto le dico: mamma, non preoccuparti, vedrai che un giorno anche Ricky guadagnerà qualcosa. Però lei non ci crede più e forse non ci credo più neanch'io. Ma questo non significa che sono stato un fallito, no, nella vita. No, significa che sono stato Ricky Farina. Potrò andarmene da questo mondo consapevole di aver grattato la mia unicità. E non il gratta e vinci come la maggior parte degli stronzi che ci sono fuori. Il gratta e vinci, grattano il gratta e vinci, non se stessi. Capite quanti coglioni ci sono in giro? E quindi è giusto che io abbia 5.250 iscritti. È giustissimo. Perché siete in pochi a essere intelligenti e a capire, no? A capire che avete di fronte un uomo eccezionale. Un uomo eccezionale. Io sono innamorato di me, dell'essere così gratuito, così libero. Cristo Santo. Perché non ho successo? Perché non guadagno come malgrado tutto? Malgrado. Meno male che mio padre faceva l'ingegnere. Meno male. Grazie, papi. Grazie, mami. Grazie. Senza di voi sarei a zappare la terra. Oddio mio. Zacabinga! Ciao, ciao a tutti. Sentite anche come so modulare la mia voce. Se voglio fare la persona sexy, l'uomo sexy, inizio a parlare così. E voi donne vi sciogliete. Avete un brivido clitorideo che si espande. E poi invece questa voce, capite? Noi, Ricky Farina, è veramente una cosa incredibile, super complesso, labirintico. Io non ho bisogno di volare dai miei labirinti. E sapete perché? Perché i miei labirinti hanno le ali. Questa vi è piaciuta? Mi è venuta adesso così. Ho labirinti volanti. Vedete che sono un genio. Ma l'ho capito, no? Stronzi. Non a voi, dico agli altri, agli altri. Crista patuzza la scaccazza.